Buongiorno a tutti, allora oggi è domenica. Buona domenica! Buon inizio settimana! Quando c'era la guerra, bombardavano. Mia sorella andava anche a lavorare a Lumezzane con la neve alta e aveva una bicicletta appena brutta anche quella, perché non erano biciclette belle, sempre. E poi col freddo, erano sacrifici che si faceva, lavorava tanto. Era la più anziana dei tre fratelli, era quella che lavorava di più. Io la scuola l'ho fatta appena fino alla quinta elementare, come la maggior parte delle ragazze qui a quell'età. È stato un temporale, Ger, c'è stato un temporale ieri. Questa notte c'è stato un temporale fortissimo, si è rinfrescato un po' tutto e si sta meglio oggi, non fa troppo caldo. Oggi semplicemente volevo augurarvi buon inizio settimana innanzitutto, e secondo, da domani proverò a fare un test, ovvero stare 30 giorni senza lo zucchero, quello aggiunto, ovvero quello bianco, zucchero di canna, tutti questi zuccheri, quelli che non si trovano naturalmente nel cibo, poiché ho visto che ogni volta che mangio qualcosa di zuccherato o dolci mi sento stanco, eccetera. Ovviamente in moderazione non c'è nessun problema, ma chi di voi mi conosce sa che ho anche obiettivi nel fitness. Volevo fare questo test poiché penso che togliendo lo zucchero gli alimenti di questo tipo per me è un grande vantaggio, e volevo usarlo come test anche per dirvi a voi cosa succede, se mi sento meglio o no. Vi aggiornerò ogni 7 giorni, quindi, dicendovi se sto notando cambiamenti positivi in quanto energia, stato d'animo, eccetera. Se qualcuno vuole provare a fare questi 30 giorni di agosto senza zucchero, è ovviamente benvenuto. La mia è una scelta semplicemente personale, poiché sono curioso e so che, essendo goloso, rischio spesso di mangiare cose che non dovrei mangiare per i miei obiettivi, quindi questo è il motivo. Detto ciò, vi auguro buon inizio settimana, un abbraccio, mi raccomando, restate positivi. Non è sempre facile, ma è sempre meglio. Se vi va, fatemi sapere anche quanto di quello che ho detto avete capito e quanto di quello che la nonna ha detto avete capito. Mi interessa per appunto sapere se il vostro livello di comprensione si sta alzando durante queste settimane. Buon inizio settimana!